un tumore del seno in gravidanza o durante l'allattamento. Succede purtroppo e spesso lo si scopre in ritardo perché non ci si pensa, perché sembra impossibile che capiti proprio in questo momento della vita di una donna. Ma che segnali dà un tumore del seno mentre si allatta? Come si fa a scoprirlo il prima possibile? Un gruppo di ricercatori spagnoli ha esplorato una strategia del tutto nuova: cercare le tracce del tumore nel latte materno. E le hanno trovate. Di questo parliamo oggi. State ascoltando Fondamentale, il podcast di Fondazione AIRC, complementare all'omonima rivista, che di puntata in puntata vi aggiornerà sugli ultimi traguardi della ricerca sul cancro. Io sono Michela Vuga e vi porto a Genova, all'ospedale Policlinico San Martino, a incontrare Matteo Lambertini, oncologo medico e ricercatore AIRC, che ci aiuterà a capire l'importanza di questo studio decisamente innovativo. Ma poi ci racconterà anche del suo progetto che AIRC sostiene per preservare la fertilità delle donne che sviluppano un carcinoma della mammella. Veniamo allo studio sul latte materno. Potrebbe permettere di diagnosticare precocemente il tumore del seno che si sviluppa nelle donne in gravidanza o dopo il parto. Questo in sintesi quanto emerge da un lavoro di ricercatori spagnoli pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Discovery. In che modo si sono serviti del latte materno per individuare un tumore del seno? Che cosa pensavano di trovare che potesse segnalare la presenza del tumore? Sentiamo Matteo. Lo studio dei colleghi spagnoli è uno studio che definirei futuristico, diciamo molto bello concettualmente, perché sono andati a studiare un liquido corporeo che prima non era mai stato studiato, per andare a cercare del materiale genetico, che noi chiamiamo DNA tumorale circolante, che ad oggi facciamo solo sul sangue periferico, quindi con un prelievo normale di sangue. I colleghi sono andati a vedere se questo materiale genetico rilasciato dalle cellule tumorali possa essere presente non solo nel sangue, ma addirittura anche nel latte materno, e hanno effettivamente visto che questo succede nelle persone che sono diagnosticate con un tumore della mammella in corso di gravidanza o comunque allattamento. Quindi nel latte materno hanno trovato il DNA tumorale circolante, il chiaro segnale della presenza del tumore. Matteo, ma che cosa ti ha colpito di più di questo studio che tu stesso definisci futuristico? Quello che mi ha colpito di più è le possibili implicazioni un domani di questa nuova tecnologia, che è appunto la biopsia liquida applicata in questo caso al latte materno, e quindi la possibilità in futuro potenzialmente di utilizzare il latte materno e l'analisi del DNA tumorale circolante sul latte materno come un possibile screening in persone ad alto rischio molto giovani che non hanno ancora accesso alla mammografia e agli esami di screening classici. Attenzione, questa biopsia liquida sul latte materno non è un esame oggi disponibile e non lo sarà nell'immediato futuro. Siamo all'inizio per questo nuovo approccio diagnostico, di sicuro promettente guardando i risultati di questa prima ricerca. Ma come abbiamo imparato, servono altri studi su più donne che confermino quanto è stato dimostrato. Ora cerchiamo di avere qualche dettaglio in più grazie a Matteo. Come si è svolta questa ricerca? Hanno confrontato una popolazione di donne con diagnosi di tumore in gravidanza o in allattamento e sono andate a vedere se in questi casi c'era del materiale genetico del tumore all'interno del latte, e questo effettivamente è stato trovato, cosa che invece non si verificava in persone che non avevano questa diagnosi oncologica. Il risultato, secondo me, è forse più sorprendente il fatto che in persone, diciamo, del gruppo controllo, quindi che non avevano una diagnosi oncologica, che facevano l'analisi del latte materno, in due pazienti si è trovato del materiale genetico tumorale pur non avendo una diagnosi tumore della mammella, e poi queste donne si è visto che hanno sviluppato qualche mese dopo il tumore della mammella. E questo è il motivo per cui si potrebbe pensare che questa tecnologia un domani possa aiutarci a fare una diagnosi precoce in persone ad alto rischio di sviluppare tumore della mammella in età giovane attraverso analisi del latte materno. Quanto è frequente la diagnosi di tumore del seno in gravidanza? È per fortuna una situazione rara, la diagnosi in gravidanza. Più o meno si dice che una gravidanza ogni 3.000 è complicata da una diagnosi di tumore alla mammella in corso di gravidanza. Il messaggio però importante da passare è che una qualsiasi nodulo o seno sospetto a livello mammario in corso di gravidanza, in corso di allattamento, va, diciamo, controllato, e vanno ovviamente fatti degli esami appropriati per escludere che non possa essere una diagnosi di tumore in gravidanza.
molto spesso c'è la visione che in gravidanza non si possa avere un tumore, e quindi capita, ahimè ancora frequentemente, che le diagnosi in gravidanza vengano fatte a uno stadio più avanzato, perché magari per diverse settimane, in alcuni casi addirittura mesi, non si è approfondito un segno sospetto di tumore, quindi la diagnosi poi è stata fatta quando la neoplasia era più avanzata. Parliamo ora del progetto di Matteo sostenuto da AIRC, che rientra in un filone di ricerca che gli oncologi dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, con in testa la professoressa Lucia Del Mastro, portano avanti da anni. Il loro obiettivo è proteggere la fertilità delle donne che affrontano un tumore del seno. Matteo, ci spieghi meglio di cosa si tratta? Quali sono gli obiettivi? Grazie al supporto di AIRC stiamo portando avanti un grosso progetto di oncofertilità, in particolare correlato alle nuove terapie a bersaglio molecolare e alle pazienti che hanno un tumore ereditario, in particolare correlato a mutazioni ai geni BRCA. Perché fare questa ricerca? Perché oggi abbiamo molti trattamenti nuovi, le terapie a bersaglio molecolare, le cosiddette terapie intelligenti, che stanno per fortuna rivoluzionando in positivo il trattamento dei tumori e stanno migliorando in maniera incredibile la prognosi oncologica, però molto spesso non abbiamo delle informazioni complete su quelli che sono gli effetti collaterali possibili di questi farmaci, e in particolare nel nostro caso vogliamo studiare quello che è l'effetto di queste terapie sulle ovarie delle nostre pazienti, quello che è il rischio di sviluppare infertilità, quindi di non riuscire poi al termine delle cure ad avere una gravidanza in persone che sono state esposte a questi trattamenti. Sappiamo che la chemioterapia danneggia le ovaie e quindi aumenta il rischio di infertilità correlato al trattamento chemioterapico. Non sappiamo quasi niente su queste nuove terapie a bersaglio molecolare. Quindi vogliamo studiare questo primo aspetto, e il secondo invece quello, sempre dello stesso argomento, della tossicità dei trattamenti oncologici, in particolare nelle donne che hanno mutazione ai geni BRCA. Esistono tutta una serie di dati che ci dicono che queste donne possono avere un rischio aumentato di infertilità correlate ai trattamenti, ma in realtà oggi non abbiamo dei dati per dire alla persona che è di fronte a noi se questo è effettivamente vero oppure no. Stiamo quindi cercando di studiare questo aspetto. Nel dicembre scorso, sulla rivista scientifica JAMA, Matteo ha pubblicato uno studio in cui è stata valutata la sicurezza di avere una gravidanza per le donne giovani portatrici di una mutazione del gene BRCA che hanno avuto un tumore del seno appunto da giovani. Insomma, l'obiettivo era capire se per questo particolare gruppo di donne affrontare una gravidanza implicava dei rischi sia per la madre che per il nascituro. Questo studio rientra nel progetto AIRC di oncofertilità di cui ci ha appena raccontato Matteo. Sentiamo che cosa è emerso. È uno studio internazionale che ha incluso quasi 5.000 donne in tutto il mondo, di cui più di 650 hanno avuto una gravidanza al termine delle cure, e dal messaggio principale che esce da questo studio è che possiamo rassicurare le nostre giovani pazienti che, una volta completate le cure corrette, un periodo di osservazione corretto al termine delle cure, è possibile in sicurezza avere una gravidanza. E questo in sicurezza vale sia per la donna, cioè la gravidanza non aumenta il rischio di recidiva per tumore, né in sicurezza anche per i bimbi, che l'esposizione in passato a cure oncologiche non aumenta il rischio di complicanze della gravidanza. Grazie a Matteo Lambertini e grazie a voi che ci avete ascoltato. Un saluto da Michela Vuga e da Fondazione AIRC. Vi aspettiamo lunedì prossimo con una nuova puntata.